Buonasera a tutti da Marco Grilli e Alviano Appi dallo studio 1 di Pordenone su Radio Science Grilli per la testa, trasmissione del martedì. Allora, oggi non per niente ho presentato direttamente Alviano, anziché lasciargli presentare la mia trasmissione, faccio io la presentazione della mia trasmissione, lui poi fa il conduttore, io faccio l'ospite. E questo è Il gioco delle il gioco delle parti. parti, il nuovo ménage che abbiamo deciso di dare alla trasmissione. Sapete che non rimango mai, se non fedele a me stesso dal punto di vista concettuale, fedele alla stessa linea di conduzione perché mi piace che la trasmissione sia mossa. E siccome tutto sommato il ritorno a quanto pare è positivo, diciamo che potremmo anche andare avanti, diciamo, su questa linea. Allora, Alviano, di cosa vogliamo parlare oggi? Di carne al Allora, fuoco ce n'è, no, tanta, di più. certo, non manca, non manca. Facciamo un paio di ragionamenti generali con chi ci ascolta. Uno, io direi di politica estera per capire un poco il quadro caldo che c'è stato in questi ultimi giorni in Siria e poi facciamo un salto anche a casa nostra, perché ritengo che in qualche modo vada capita il più possibile dai cittadini che dopo diventano anche votanti, Marco, persone che votano. Nel nostro caso, quanto mai attuale la cosa, perché il 29 di aprile avremo le regionali in concomitanza, tra le altre cose, con alcune elezioni amministrative comunali, Sei qui in Friuli, dopo in Venezia Molise. Giulia. Molise sarà già stata domenica 4, a parentesi. Perché Molise è per il 21, mentre noi siamo per anzi, il 25, il 29, 28. no, beh, Noi no, il 29, loro 28. il 21. Addirittura con 8 giorni di anticipo. Allora, 21-22 e quindi, siccome i cittadini sono anche votanti, c'è bisogno di capire e quindi di sostenere con il proprio voto la linea anche non solo di politica interna, ma anche una linea di politica estera. Quindi, allora, io faccio una premessa che è questa a chi ci ascolta. Nel 2009, 2 anni prima che esplodesse la guerra in Siria, che cosa è successo? Gli Stati Uniti avevano intenzione di far passare una pipeline, un oleodotto, del Qatar attraverso la Siria. Il presidente Assad si è opposto a questo progetto perché? Perché in realtà lui aveva intenzione sì di far passare un oleodotto, ma quello iraniano. E sappiamo che storicamente la Siria è un alleato dell'Iran, sebbene il governo di Assad sia un governo abbastanza laico, ma sono vecchi alleati. E diciamo, da quel momento, 2009, i servizi di intelligence americani fanno di tutto per rovesciare il presidente siriano democraticamente eletto Assad. E ci riescono, no, non ci riescono, ma nel senso inizia questo conflitto nel 2011 e io prima di darti la parola voglio ricordare una cosa che mi aveva molto colpito all'inizio di questo conflitto. Siccome eravamo all'inizio del conflitto, certe notizie passavano, dopodiché, magari tu dici la tua. Si perdevano. Vengono molto dopo hanno cominciato a essere molto filtrate. Ma all'inizio che cosa succede? Sentiamo, abbiamo la possibilità di vedere, mi sembra che fosse Rai 3, viene intervistata una signora italiana, Triestina, che aveva sposato un siriano di Aleppo, aveva aperto un'attività che era un panificio e lei
con il sottofondo di rumore degli spari di alcune raffiche di mitra, non lontanissime dal suo negozio, ma diceva apertamente ai giornalisti che la intervistavano: io non riesco a capire, dice questa signora, ma questi che si stanno ribellando non sono siriani, questa qui è gente del Marocco, questa è gente del Pakistan, questa gente, ma non sono siriani, che roba è? Allora, chi sono queste mercenarie? Questa era una voce limpida di una persona che non capiva che cosa stava succedendo di così drammatico. In realtà, invece, i servizi di intelligence stavano cominciando a costruire una ribellione interna. Ecco, questo è l'antefatto. Riflettete su questo, perché noi che siamo le grandi democrazie occidentali cominciamo ad esportare per i nostri interessi guerre civili interne, le finanziamo. Cominciamo ad esportarle, siamo sicuri di aver cominciato soltanto adesso? No, bravissimo, bravissimo. Che il concetto va avanti da parecchio, non dal 2009, ma molto prima. Stiamo parlando di politica colonialista, neanche politica proprio colonialista. Detto questo, poi, nel tuo discorso, tu, nella tua premessa, tu hai parlato anche del Qatar. Certo. Che è in piena crisi geopolitica in questo periodo, ed è più di un anno che già si sa che ci siano massacri a livello di popolazione civile, embargo dei paesi arabi principali nei confronti del Qatar, che tra le altre cose è ancora uno dei più grossi produttori di petrolio al mondo. Come lo è la Siria, anche qua un curioso parallelismo. Bravo, dopo sulla Siria, attenzione, la Siria tra le altre cose ha le riserve più alte del Medio Oriente, per non dire del mondo, ok? Dal punto di vista petrolifero. Quindi qua si aprono due fronti, quello della pipeline che hai citato prima, che non è mai partita dal Qatar. Che non è mai partita, perché infatti si è opposto. Infatti anche in Qatar sta succedendo un disastro sotto gli occhi del mondo, che però ignora per la maggior parte che questa cosa stia avvenendo, così come la guerra civile in Siria adesso, da quando è intervenuta la Russia precedentemente, dai primi attacchi dell'anno scorso da parte degli Stati Uniti, è balzata agli onori della cronaca, se di onori si può parlare, ma esisteva già precedentemente e nessuno ne sapeva nulla o quali. Perché? Perché l'informazione è manipolata a livello globale. Lo dice anche il fatto che tutto il discorso sulle fake news, che sta adesso emergendo anche quello, è stato impostato fondamentalmente dagli Stati Uniti, che sono i fabbricanti di fake news per definizione. Certo. A livello governativo, disse un ex 007 degli Stati Uniti che sostanzialmente nulla accade nel mondo senza che il governo degli Stati Uniti ne sia al corrente. Questo non vuol dire che il presidente degli Stati Uniti ne sia al corrente, ma che il governo ne sia al corrente. E anche qui dovremmo aprire un'altra parentesi. Sempre sul fronte dell'informazione mondiale, mi allaccio, cioè, notizia di ieri, pare che l'editore del Gazzettino in Italia abbia deciso di tagliare i compensi ai collaboratori occasionali. E quindi arriveremo dopo a parlare anche di questa cosa. C'è un fil rouge in tutto questo discorso, per quanto sembri di no. Il tutto passa per la veridicità delle informazioni. Certo. Okay? Certo. Allora, le agenzie battono le notizie. Ma è veramente affidabile quello che dicono le agenzie? Perché le agenzie vengono imboccate. Alcune sono sotto diretto controllo degli organi governativi. E qui arriviamo al punto. Quindi, tutto ciò che passa in termini di notizia è fondamentalmente filtrato e controllato per la maggior parte. Ma la rete ci dà la possibilità di accedere alle informazioni, le cosiddette fake news per qualcuno, ma fondamentalmente informazioni contro informazioni, sì. Poi bisogna imparare anche a valutarle, quindi a fare i confronti dalle varie piattaforme. Certo, ma diciamo, scusa, si possono fare delle triangolazioni che diventano interessanti. Esattamente. Ed è sulle triangolazioni
che si costruisce dopo una verità più solida invece che dall'alto la notizia unica. E qui torniamo al discorso principale, l'attacco in Siria in questo momento. Cosa succede? Sono al computo 76 più 22, sono 98, tra le 98 e le 101 testate sparate verso obiettivi multipli in Siria, 71 delle quali sono state intercettate dalla contraerea siriana, dalla inadeguata contraerea siriana, attenzione. Poi filtra un'altra notizia, che Washington ha avvisato il Cremlino preventivamente dell'attacco, dell'imminente attacco. E il Cremlino non ha mosso una sola pedina. Perché? Perché sembra che gli obiettivi siano stati concordati. Oppure perché sembri che gli obiettivi siano stati concordati? Bene. Ecco la costruzione della notizia. Testate sulla Siria, questo è un fatto inoppugnabile. Sono partite, certo, e sono cadute. Certo. Da dove sono partite? Se da bersagli multipli, sono partite da basi multiple, dove per base non intendiamo un'installazione fissa necessariamente. Quindi parliamo di cacciabombardieri, sì, parliamo di navi, fregate per lo più, e per lo più sembrerebbero essere francesi. Quando invece altra notizia diceva che i francesi avessero avuto un ruolo più, come dire, di presenza fisica, di appoggio, così, di appoggio, sì, che non di, diciamo, sostanzialmente di partenza delle testate stesse, quindi dei missili, e che grosso l'abbiano fatto Stati Uniti e Gran Bretagna. Questo sempre senza che la Russia intervenisse in alcun modo. Per due ordini di motivi. Primo, perché Washington ha avvertito il Cremlino, e questo effettivamente è avvenuto. Certo. Lo ha avvertito dei bersagli che intendeva colpire, sì, e questo pare sia effettivamente avvenuto. Esatto. E perché Putin è uno stratega e non si sporca le mani a meno che non sia necessariamente e direttamente coinvolto. Ma nessuno ha intenzione di coinvolgere Putin, perché scatenerebbe la terza guerra mondiale, e Putin è pronto a rispondere. E se attaccano Putin, scatta tutta l'alleanza, diciamo, della NATO dell'est, della quale non si parla, ma è ancora effettivamente in piedi, e dietro alla NATO dell'est c'è la Cina. E qui arriviamo a un'altra notizia: contrattacco finanziario sul fronte delle valute su scala mondiale, obiettivi Russia e Cina da parte degli Stati Uniti d'America. Quindi la guerra è stata impostata, obiettivo Siria, per poter attaccare anche monetariamente Russia e Cina. Ok? Interessante, interessante come ci si... Torniamo ancora un passo indietro, torniamo nuovamente un passo indietro alla Siria. Quindi obiettivi dichiarati in pratica, stabiliti a tavolino, vittime praticamente prossime allo zero. Sì, zero vittime. Perché le installazioni colpite erano presunti, lo voglio sottolineare, siti di allestimento, costruzione e, come dire, stoccaggio di armi pseudochimiche. Hanno ritirato fuori cloro, sarin e mix vari di elementi, ma non sono provati, sono solo dichiarati dalla parte che ha attaccato. Così come, e torniamo al caso Skripal di due, sì, settimane fa, del veleno per l'attentato all'ex uomo dell'intelligence russa, che anche quello era presumibilmente da imputare a Putin, scusate, sì, il bisticcio di parole. Perché non è mai stata provata, perché di fatto ancora si aspettano le prove di questa cosa. Certo. Quindi anche lì un pretesto dichiarato, ma mai provato. Prove zero, sia sull'esistenza dell'attacco armi chimiche all'interno del territorio siriano,
E qui mi allaccio a un altro discorso che è l'intervento di Gentiloni alla Camera dei Deputati oggi pomeriggio, fortemente pregato di intervenire sulla questione. E quindi abbiamo una Siria che si sta difendendo da accuse infamanti non ancora provate, ma che nel frattempo ha già subito un attacco, perché di fatto l'attacco c'è stato. Vittime zero o prossime allo zero, obiettivi più o meno dichiarati e sostanzialmente alcuni dei quali anche abbandonati, erano siti già abbandonati, quindi che senso ha attaccarli? La Siria ha visto piovere missili sul territorio. Questo ci pone di fronte innanzitutto un interrogativo di origine e di ordine morale. Sì. Cioè, che diritto ha una pseudo-alleanza formata al fulmicotone, tra parentesi, tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Regno Unito se preferite, o Inghilterra, come vi piace di più, e Francia, su un territorio che ha ancora sovranità sovrano, su se stesso, certo, con certo. un governo ed un presidente legittimamente in carica, certo. senza l'appoggio delle Nazioni Unite, certo. le Nazioni Unite non hanno autorizzato l'azione, l'hanno lasciata passare, ma non l'hanno autorizzata come intervento, tant'è che la Russia ha espresso posizione contraria. Certo. E qui interviene ancora una volta una valutazione sulla, sulla persona e sul carattere di Putin. Putin calcola tutto. Cosa è successo? Questo attacco ha consentito a Putin di alimentare il mercato degli S-300 in Siria, missili balistici di produzione russa. Che si sono dimostrati efficaci. Efficacissimi. Però di fatto la contraerea è russa. Siriana. Dopo, cosa è successo? Lui ha fatto decollare i caccia, ha pattugliato i cieli della Siria. Così ha detto, adesso, ad attacco già interrotto e dichiaratamente volutamente interrotto da parte degli alleati estemporanei. Ok? Quindi, senza il volere di Putin, la Siria non si attacca. Ecco. Sì, Putin ha fatto capire che la Siria è roba sua. Sì. Beh, punto diciamo, e fine della storia. Diciamo che in Siria ci sono due delle sei basi al mondo che la Russia ha al di fuori del suo territorio e gli possiamo concedere questa ricordando che gli Stati Uniti ne hanno oltre 700. Putin non ha esportato democrazia, ha fatto esportazione di orgoglio russo che gli serve per due ordini di motivi. Per controbattere gli avversari interni, sì. causa i mancati dichiarati progressi dell'economia, che comunque ci sono stati, ma non dell'entità paventata da Putin quando era ancora uscente di carica, salvo poi essere riconfermato con un plebiscito mostruoso. Certo, oltre il 70%. Oltre il 70%, stiamo al 76,6% di consensi. Che è quello che è il così chiamato consenso bulgaro all'epoca certo. di dittatori pseudo-comunisti. Pseudo-comunisti. Poi la sua immagine è forte, è fortissima in questo momento, perché è considerato di fatto l'unico alter ego agli Stati Uniti. L'unico alter ego possibile. All'egemonia che gli Stati Uniti cercano di imporre. Il che vuol dire che se è vero che gli Stati Uniti gli hanno chiesto l'autorizzazione a fare l'attacco, anche se lui era contrario, si è semplicemente messo da parte e gli ha detto ok, lo fate, ma a patto come facciate così, 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 colà. Quindi ricopiate questo, questo, questo e quest'altro. Così poi voi date la classica dimostrazione di machismo yankee che non serve a niente, a nessuno, se non a farvi investire soldi. In casa vostra per il vostro prestigio, per dire che avete fatto, avete intrapreso un'azione a livello mondiale, siete sempre i soliti bravi difensori dei diritti dell'umanità, nel frattempo potete andare a ordinare altri missili all'industria bellica statunitense
e altre armi all'industria bellica mondiale che in un modo o in un altro vi risponde, vi corrisponde, così abbiamo unito l'utile al dilettevole. Nessuno si è fatto male, Assad è ancora al suo posto, fine della storia. Ecco, Marco, e noi adesso dobbiamo fare un altro piccolissimo passo con il cittadino elettore, ma non solo. Cioè, io almeno io parlo per me. Io sono una persona che nel mio piccolo, nella mia infinitesimalità, se ci sono 40 milioni di italiani che hanno diritto al voto, io mi prendo una responsabilità quando vado a votare. Allora, che cosa vorrei cercare di trasmettere? È questo. Quando la Russia si trova in Siria perché è stata chiamata da dal presidente Assad, che si trovava in grandissima difficoltà di fronte all'attacco dei mercenari sostenuti da governi occidentali, Stati Uniti, Gran Bretagna in primis, e poi Arabia Saudita e Qatar nella regione medio orientale. Quindi ci sono dei mercenari che entrano in uno Stato sovrano per sovvertirlo. Questo Stato sovrano chiede alla Russia di essere aiutato. Allora, la Russia è legittimamente presente lì. Noi, invece, siamo italiani, facciamo parte della NATO e sosteniamo delle coalizioni che sono presenti in questo conflitto, addirittura che lo hanno provocato. Allora io, da un punto di vista morale, mi sento che non posso assolutamente parteggiare, dare sostegno a chi in modo a livello internazionale fomenta queste cose per interessi particolari di parte e direi quasi imperialisti. Allora, senza voler tenere le parti di Putin, tutti sappiamo che cos'è successo in Cecenia, quello che a noi interessa veramente è cercare di stare sul piano di verità, una verità che, come hai accennato prima tu, viene spesso nascosta, e noi dobbiamo cominciare a pretendere, dobbiamo cominciare a mettere al governo, a votare persone che puntino alla massima trasparenza e indipendenza dell'informazione, perché altrimenti ci facciamo indirettamente carico di responsabilità etica, morale, di quello che succede nei paesi nei quali noi andiamo ad esportare guerra, come è successo con la Libia, come è successo con l'Iraq. Prima avevi detto infatti che non è l'unica guerra nella quale noi, sotto falsa bandiera, provochiamo dei drammi nazionale. Cioè, tu parli di falsa bandiera inteso come falsa egida o come falsa bandiera, come false flag, nel senso come come mascheramento? Come mascheramento, noi la nostra informazione tende, ecco, da una notizia. Per esempio, tutte le informazioni per le quali noi abbiamo detto ci sono stati, la Siria è intervenuta con gas chimici contro i suoi cittadini, bene, questa notizia è stata data dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani, presente in Gran Bretagna, dove lavora un'unica persona. Quest'unica persona è un ex deputato inglese, ma è un fuoriuscito siriano che collabora con il governo, con il Ministero degli Esteri britannico. Certo. E allora un'unica persona dà tutte queste informazioni che dopo addirittura il New York Times ha provato essere false. Tant'è vero che l'uso di armi chimiche, quando sono state fatte, alla fine
si è scoperto che era proprio l'ISIS. Quindi erano indirettamente Arabia Saudita, Qatar e governi occidentali che hanno usato i gas chimici per avere la motivazione di intervenire anche militarmente, non soltanto con i mercenari, ma anche con le forze armate dei paesi sovrani, dico Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, eccetera. Quindi noi cerchiamo delle motivazioni false per poter perpetrare in questo senso. Ha citato anche il Qatar. Certo, perché a suo tempo, adesso il Qatar è in una fase di scontro un poco con l'Arabia Saudita. Ma all'inizio erano alleati, grossissimi alleati. Adesso, come succede anche con la mafia siciliana, ci sono, quando in un'area ci sono più boss e qualcuno decide che è ora di cambiare strategia, sappiamo che ci sono faide interne anche a livello criminale, sebbene sappiamo anche che la criminalità ama cercare di essere organizzata in modo unitario, perché è in quel modo che si fanno soprattutto affari. Ah, beh, certo, gli conviene, stiamo scherzando. Allora, il discorso è questo anche, che al pari dell'osservatorio per i diritti siriani, gestito per l'appunto da un organo monocratico in tutti i sensi, no, non è monocratico, perché in realtà è un'oligarchia, nel senso che sono i servizi segreti statunitensi insieme ai servizi britannici che danno a questo signore la possibilità di fare quello che fa. O che gli dicono anche cosa debba dire e cosa debba dire. Esatto. Ma lui sta bene perché evidentemente è della partita. Così come evidente anche il caso dei White Helmets. Segmenti bianchi. I caschi bianchi, esatto. I caschi bianchi sono fondamentalmente dei mercenari. Sono dei mercenari, quando anche non militari, quando anche non, perché sono anche quello fondamentalmente, sono sostanzialmente dei figuranti che devono inscenare dei salvataggi, devono inscenare dei soccorsi, ma in realtà lo sappiamo perché esistono le prove della creazione dei set per girare veri e propri cortometraggi che riguardano il salvataggio di operazioni umanitarie che in realtà non hanno luogo, perché A, non ce n'è bisogno, e quando anche ce ne fosse bisogno non sono sicuramente che quelli che mettono in atto loro, perché vengono realmente costruite sia le ambientazioni con vero e proprio trucco dei figuranti, dei partecipanti. Alcune persone sono addirittura ricorrenti nelle immagini che riguardano i diversi momenti di soccorso. Bravissimo. Su diversi teatri. Bravissimo. Il che vuol dire che queste persone sono reclutate, assoldate per recitare una parte, e anche perché, voglio dire, cioè devi essere proprio il lato forte per capitare in tutti i momenti nei teatri di guerra quando sta succedendo qualcosa. Ma sai, capita una persona, dici vabbè, questo può essere, è proprio sfigato vedere qualcuno. Ma quando capita più soggetti che vengono inquadrati in più teatri di operazioni militari e soprattutto che vengono ripetutamente feriti, anche a distanza di poco tempo, quando non c'è materialmente la possibilità che tali ferite si siano rimarginate in così, certo, poco tempo, ti viene da pensare che qualcosa di male ci sia sotto. Sì. E non dipende né da Assad, né da Putin, non dipende da tutta la popolazione, che comunque, tornando al discorso sulla Siria, pur vivendo in una, diciamo, dittatura o in un regime totalitarista, ha l'istruzione garantita, la sanità garantita gratuita. Non dico che il lavoro sia garantito per tutti, ma poco ci manca. Dove fondamentalmente vivono in un ambiente che, pur di fede musulmana, segue l'orientamento alla guida degli sciiti, quindi esatto, la parte più blanda dell'Islam che si possa riconoscere, dove la Sharia è incostituzionale, attenzione, dove la Sharia è incostituzionale, dove le donne hanno gli stessi identici diritti degli uomini, e stiamo parlando di un ambiente islamico, okay? Non sono obbligate a portare il velo. Esatto. Okay.
E quando parlo di stessi diritti e doveri degli uomini, significa che hanno gli stessi sostegni all'imprenditoria, all'istruzione, sì, al poter condurre autoveicoli, cose che non esistono nel mondo islamico, per esempio, dell'Arabia Saudita. Certo. Le monarchie saudite impediscono tutto ciò. La donna è un oggetto, una proprietà, un'estroflessione dell'uomo. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando nel 2018? E poi mi parlano di Assad, che sicuramente non è uno stinco di santo, che viene da una famiglia di impostazione dittatoriale, perché lui è uno dei figli del vecchio Assad. Voglio dire, siccome gli è morto, gli sono morti un paio di fratelli maggiori, è toccata a lui lo scelto. Era una persona che era in Inghilterra, aveva studiato in Inghilterra, aveva aperto uno studio dentistico, era una persona che ha assorbito molto dell'Occidente. Tra le altre cose, per essere un dittatore non è semplice militarista, golpista, eccetera, è una persona estremamente istruita e che fa mantenere altissimo il livello dell'istruzione all'interno del territorio siriano, che ha ospitato i profughi iracheni senza battere ciglio, anche quando non fossero stati della stessa corrente musulmana. Bravo. Quindi stiamo parlando comunque di un regime estremamente tollerante, e non necessariamente con gli alleati di sempre. Sì. Ok? Quindi, quando parliamo di Assad come dittatore sanguinario, dobbiamo porci qualche interrogativo, e qui la costruzione delle notizie. Tutto quello che ho detto è provato, tra parentesi, sì, perché risulta. Sì, sì, vabbè. Quindi non ho tema di essere smentito. Ecco che a questo punto, quello che diciamo, interrogarsi è non solo dopo, ma è obbligatorio. Che interesse può avere Assad, e poi vengo al discorso di Gentiloni con questa, che interesse può avere Assad a fare detonare armi chimiche sul proprio territorio, colpendo la propria popolazione, che in media comunque gli garantisce un consenso mostruoso, come, per creare il parallelismo, i russi a Putin. Sì, tra l'altro quando la guerra la sta vincendo nettamente. Non solo. Cioè, la sto vincendo sempre la guerra nettamente. Sempre per tirare in ballo Putin, poi arriviamo a Gentiloni. Putin ha vinto lo 76,6%, ma a sto giro nessuno, e non per questioni di terrorismo mediatico o presidenzialista, ha parlato di brogli elettorali. Ok? Quindi vuol dire che il consenso è realmente alto. Sì, ha saputo risvegliare l'orgoglio russo. Okay. Sì. Quindi riflettiamo bene quando andiamo a toccare. Poi nel conflitto siriano, torno a ripetere, hanno già vinto in tre. Ha vinto Putin con la sua immagine inossidabile, ha vinto Trump perché ha fatto la figura del protettore dei diritti altrui, del solito presidente statunitense, capo della più grande forza militare del mondo, della nazione che si preoccupa dell'equilibrio e della pace nel mondo, eccetera, 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 e Assad perché continua ovviamente a farsi i fatti suoi a casa sua. Diciamo che adesso che hai fatto questo riferimento a Trump, si può dire che Trump, diciamo, il Partito Democratico, tra virgolette democratico, che ha perso, in realtà forse molto più militarista e molto più pronto all'uso delle armi di quanto non sia Trump, cioè la signora Clinton, con i poteri militari che stanno dietro, stanno cercando di fargli terra bruciata. Sembra che questa elezione, questa vittoria di Trump all'establishment finanziario militare americano stia molto stretta. Certo. Stia molto molto stretta, e stiano cercando comunque di fare di tutto un poco con questo Russia Gate. Ma perché militare? Non è militare solo per i militari, è militare anche per interessi economici. Certo. Sia dal punto di vista dell'industria bellica, certo, di qui sopra, sì, che dal punto di vista di interessi petroliferi. Perché andare a rompere le scatole a Putin a casa sua o cercare di circondarlo? Perché andare da Assad, che ha le riserve petrolifere più alte del mondo praticamente? Per il petrolio, per i soldini, né più e né meno. E anche per un altro fattore. In Siria, tra parentesi,
No, la banca centrale è statale, è interamente statale. Se non ha nessun debito, non ha la Siria con il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale, che come ho scritto in un mio post su Facebook, tra le altre cose, è guidato da Christine Lagarde, sì. Ok? Che era già membro di un governo precedente in Francia, sì. Che lasciò la carica per assumere quella di presidente del Fondo Monetario. Posizione creata ad hoc perché hanno silurato il precedente presidente infamandolo con accuse di uso di sostanze stupefacenti, festini, modello Berlusconi per capirsi, sì. Non intendo salvare la figura di Berlusconi perché poi arriveremo anche a lui, però gli è stata creata questa poltrona ad arte, tant'è che il suo duello con la Mogherini come alto rappresentante della politica estera europea venne poi messo da parte perché venne creata sta poltrona e poi la Mogherini diedero quella di altro rappresentante, quindi sostanzialmente di ministro degli esteri insieme alla Commissione europea. Questo è il succo del discorso, con potere praticamente pari a zero, zero se non puramente figurativamente parlando, esatto. Quindi questo è quanto. Queste sono le cose che dobbiamo leggere, sono importanti. Bene. E quindi è partito l'attacco, dicevo prima, e poi arriveremo forse finalmente a Gentiloni, è partito l'attacco dagli Stati Uniti a Russia e Cina, sostenendo, questo l'ho letto oggi su Sole 24 Ore, sostenendo che abbiano di proposito svalutato la propria moneta per politica economica aggressiva. Ma poi ci hanno ripensato gli Stati Uniti, no, aspetta, la Cina no. Perché? Perché la Cina, e io torno sempre a bomba su questa cosa, detiene in pratica il 51% del debito pubblico americano nelle sue mani. E quindi perché gli Stati Uniti stanno fomentando tutte le azioni di guerra possibili immaginabili a livello internazionale e stanno caricando di armamenti e gli stanno caricando gli alleati e stanno rimpinguando tutte le schiere, tanto che da soli non ce la possono fare, intorno alla Russia, e di conseguenza anche in un modo o in un altro vanno a stimolare conflitti geopolitici nella zona della Corea, e stanno aiutando il Giappone sostanzialmente a cambiare nuovamente la propria costituzione, perché hanno fatto in modo che Abe potersi riarmare, vincesse il referendum per la modifica costituzionale, a riportare il Giappone da un esercito di autodifesa, corpo di autodifesa nazionale, bravo, chiama, bravissimo, al abbandono all'abbandono della politica antinucleare, sì. E la modifica della Costituzione per recuperare il potere d'attacco nei confronti dei nemici e non uno strumento di difesa, ok? Quindi questo è quello che si sta creando, certo. Perché Russia e Cina dal punto di vista economico finirebbero di distruggere gli Stati Uniti e tutti quelli che ci vanno dietro, perché sempre fomentano teatri di insurrezione, di instabilità politica in Centro America e nell'America Latina, perché lì ci sono altri generi di ricchezze, ivi incluse quelle petrolifere, e tutto il macello che succede in Brasile economicamente parlando, del quale non si parla praticamente mai, tipo lo scandalo Petrobras da lì in poi, tutto quello che hanno fatto a Lula per fargli le scarpe, quello che hanno fatto a Dilma Rousseff, eccetera, 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 è tutto fatto perché? Perché gli Stati Uniti hanno bisogno di mettere le mani sulle ricchezze degli altri, perché le proprie le hanno esaurite, o comunque se le tengono per la fine. Quale fine? Quella che faranno anche loro. Sì, è sempre meglio usare quelle degli altri, e purtroppo questo ci dà anche un'idea del grado di evoluzione. Noi ci riempiamo un po' la bocca del termine le grandi democrazie occidentali, purtroppo le grandi democrazie e gli Stati Uniti sono stati sempre visti un poco come il vertice
dell'espressione democratica, in realtà si tratta di tutt'altro. Dovremmo risvegliarci a questa comprensione e dopo dovremmo cercare di cambiare questo stato delle cose per amor proprio e per amore del prossimo. E in questo caso io intendo proprio la parola amore. Io intendo assolutamente la parola amore, perché con l'amore si riescono a fare tante cose che quando si distruggono le cose ci vuole una fatica immensa per metterle insieme, quando invece si condividono, si tengono insieme, si distribuiscono, allora si crea un diciamo magico equilibrio per cui tutti stanno bene. Certo, non c'è qualcuno che ha la supremazia sugli altri. Una volta che abbiamo rinunciato al bisogno di comandare, di essere i primi, di essere i più grandi, possiamo finalmente vivere. Questo rientra però felici. Nella perversa logica del Project for the New American Century. Certo. Di epoca reaganiana. I nuovi conservatori. Esattamente. E arriviamo al nostro Paolo Gentiloni Silveri, che noi chiamiamo sempre Gentiloni, primo ministro uscente, perché il governo in carica è per le questioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo esecutivo, che potrebbe avvenire già domani con il conferimento, si dice, alla Casa Presidente del Senato, sì. Presidente del Senato in questo momento, che tra le altre cose è un esponente di centrodestra che risulterebbe una figura terza rispetto a Salvini piuttosto che a Giorgetti, che è il vice di Salvini, sì, all'interno del centrodestra, e che tra le altre cose sarebbe anche una forzista, volendo dirla tutta. Ma io credo che questo sia fino adesso stato usato più come spauracchio che come carta da giocare effettivamente, perché lo stesso incarico potrebbe essere conferito dal presidente anche al presidente della Camera Roberto Fico. Ora potremmo andare ad analizzare questa scelta, ma io aspetterei i prossimi giorni, perché sicuramente qualcosa si dovrà muovere, anche se in realtà, diciamo, il governo Gentiloni sta agendo di facciata e ha fatto passare anche delle cose che non avrebbe dovuto far passare a fine carica, per esempio alcuni rifinanziamenti di alcune missioni, altri accordi per quanto riguarda la politica militare, solo che ha avuto l'intelligenza di non far muovere le proprie forze armate, anche perché non ha il potere di farlo lui direttamente, o perlomeno non in piena autonomia, senza scatenare l'inferno a livello politico italiano, soprattutto con un Movimento 5 Stelle agguerritissimo, che in questo momento sta osservando un atteggiamento di cautela, viste le incertezze elettorali ancora in piedi e soprattutto viste le incertezze di governo, equilibri molto molto facilmente caduchi. Detto questo, Gentiloni, perché l'abbiamo tirato in ballo, perché oggi è intervenuto alla Camera sulla questione siriana, dove lui ha detto gli alleati sono intervenuti, hanno fatto scalo e hanno usato logisticamente la base di Aviano, noi abbiamo chiesto purché non fosse la base di partenza diretta degli attacchi, ma semplicemente di uso logistico. Glielo dobbiamo come alleati fedeli, quindi come cani che scodinzolano all'interno del patto atlantico, glielo dobbiamo perché il loro intervento è giusto, come ha detto lui, ho dichiarato un anno fa in occasione del primo intervento in Siria, perché dobbiamo bandire ogni tentativo di riutilizzare le armi chimiche. Sì. Già che è provato che siano state utilizzate, è provato un emerito accidente. È veramente incredibile. Okay? Quindi ha detto, purché però noi non siamo coinvolti direttamente in modo militare, perché lui comunque non se lo potrebbe permettere. Sarebbe di grave nocumento sia dal punto di vista costituzionale che dal punto di vista dell'immagine ai fini elettorali.
anche perché il governo in questo momento sta ancora tardando, o quantomeno Salvini prende il tempo perché vuole stravincere i Friuli e spera anche di vincere in Molise. Queste le riflessioni che abbiamo fatto a Grilli per la testa, al Viano Api, Marco Grilli su Radio Saiuz, e Dulcis in fundo, cosa dire? Aspettiamo la formazione di questo nuovo governo, nei prossimi giorni sicuramente verrà fuori qualcosa, anche perché Mattarella non sembrerebbe intenzionato ad aspettare elezioni in Molise e Friuli per decidere che cosa fare. Dove in Molise dubito fortemente che la Lega possa stravincere come in altre parti d'Italia. In Friuli, ahimè, i segnali sono più che probabili, sono molto certi. Certo. Chi se la sta giocando sono gli altri due su tre avversari, che sono Bolzonello, vicepresidente uscente della regione, per quanto riguarda PD. Lo schieramento PD, anche se di fatto lui corre con una lista pseudocivica. Sì. Che si chiama Cittadini, ricordiamo che è ben la seconda lista civica alla quale lui in un modo o in un altro dà vita, o che sostiene, perché lui aveva creato la lista civica Il Fiume per il suo secondo mandato da sindaco di Pordenone. Esatto. E Alessandro Fraleoni Morgera, che è il candidato presidente della regione del Movimento 5 Stelle, tra le altre cose figura piuttosto controversa che in questo momento... Ma lasciamo che i dibattiti interni e i singoli schieramenti si rimangano tali, fondamentalmente, perché in questa rubrica non ha molto senso in questo momento. Questo è quanto per questa settimana. Vi ringrazio per l'ascolto. Alviano, ringrazio anche grazie. Ringraziamo Alviano per la sua co-conduzione, anzi per la sua conduzione. E a Radio Saiuz per l'ospitalità. Assolutamente sì, Ugo Moreno in regia per il contributo inestimabile che porta come sempre. E vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti. Arrivederci. E grazie.